Mister, come mai questa trasformazione della squadra su questo campo difficilissimo che il Lucusate non aveva mai fatto punti e oggi è uscita alla grande? Beh, direi non aveva fatto mai punti perché comunque qua è una bella squadra, è una squadra rustica, diciamo, e poi voglio dire il primo tempo noi non abbiamo giocato bene, ma quei cambi del Torre e Gallo, voglio dire, perché non hanno 90 minuti nelle gambe, però voglio dire fanno la differenza perché loro sono di categoria superiore e spero che adesso con questa vittoria che siamo andati in testa, penso che, voglio dire, la squadra è compatta, la squadra è vicina, la squadra è con me, penso che tutto sommato, non giocando tanto bene, voglio dire, comunque siamo portati 3 punti a casa su un campo che erano anni che non si vinceva mai su questo campo, comunque grazie alla squadra, grazie a, diciamo, e Torre e Gallo, perché veramente hanno fatto la differenza, due contropiedi, e veramente sono stati bravi a metterli in rete. Comunque tutta la squadra, il secondo tempo siamo stati più decisi, più compatti rispetto al primo tempo, però tutto sommato, voglio dire, è importante a crederci, è importante che siamo un gruppo, tutti quanti compatti, tutti felici, comunque siamo in testa e grazie ai ragazzi che mi fanno felice e io purtroppo ho una bella rosa, una bella squadra, più di questo non so cosa dire, grazie ai Lucusate del mondo che ci segue sempre dove in trasferta e in casa e niente, vi faccio semplicemente con la seconda in classifica domenica prossima che stiamo più compatti e così facciamo un primato che ci allunghiamo la classifica e bene così, siamo felici, grazie ai Lucusate del mondo.